Dopo questo incontro con le forze dell'ordine, Stefano Gugliotta è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Si è già fatto 5 giorni di carcere, di cui 2 nel centro clinico di Regina Coeli e 3 in isolamento. Ma ancora non è chiara la data di fine pena. Un gruppo di parlamentari è andato a trovare il 25enne in carcere. Non ha più l'incisivo sinistro, ha il labbro tumefatto, 6 punti sulla testa, contusioni sul corpo, ma soprattutto è psicologicamente fortemente provato. Dopo questo video, che è stato visionato dal magistrato, ci sono una serie di dichiarazioni di politici e di interpellanze parlamentari per chiedere che sia fatta chiarezza su chi ha oltraggiato chi e che vengano anche fatti i nomi degli agenti di polizia in azione. L'avvocato Gugliotta ha chiesto la scarcerazione del suo assistito per insussistenza del reato. Intanto 14 persone si sono dette pronte a testimoniare in favore di Stefano Gugliotta. Sono gli amici del ragazzo, i parenti e gli abitanti del quartiere dove Stefano Gugliotta abita e dove ha incontrato la legge.